Superato l'ingresso si entra in questa maestosa galleria che attraversa tutta la reggia e vi consente, fin dall'ingresso, di scorgere già il parco magnifico che l'avvolge. È un effetto prospettico studiato perché le vasche e le fontane sono tutte allineate con la galleria. E se volete un effetto canocchiale, che era comunque molto di moda nell'architettura di fine Settecento e che rendeva la natura una protagonista dell'architettura. La Reggia di Caserta è un'opera immensa. Pensate che ci è voluto quasi un secolo per ultimarla e quindi neanche Vanvitelli l'ha vista terminata. È stato un cantiere gigantesco. Pensate che ad un certo punto qui lavoravano 2700 operai, 300 capomastri, 330 tra forzati e condannati tirati fuori dalle prigioni borboniche e anche 250 pirati turchi catturati in mare dalle flotte borboniche. E non solo, poi c'erano anche cavalli, animali esotici, persino degli elefanti per spostare i blocchi più pesanti. E a proposito di elefanti, bisogna dire che il re Carlo III di Borbone amava tantissimo un elefante che gli era stato donato dal sultano turco. Era così grande e imponente che venne esibito persino sul palcoscenico nel Teatro San Carlo per un'opera, Alessandro delle Indie,